La stampante 3D, naturale evoluzione del metodo di stampa 2D, permette di avere una riproduzione reale di un modello 3D realizzato con un software di modellazione o persino realizzato da una scansione 3D di un oggetto reale. Il lancio delle stampanti 3D agli inizi del XXI secolo ha fornito un'alternativa pratica ed economica alle macchine di modellazione industriale. Con dimensioni inferiori a quelle di una multifunzione, queste stampanti possono creare facilmente e velocemente oggetti tridimensionali, specialmente modelli di vari formati, dai più semplici ai più complessi, anche a colori. Sono gestite da un normale computer che usa uno speciale software di modellazione 3D. Sono molto efficienti grazie alla possibilità di riciclare materiali di scarto e da diverso tempo sono disponibili agli utenti privati, visti i costi alla portata di tutte le tasche. I principali campi di applicazione delle stampanti 3D sono, oltre a quello per uso domestico, anche quelli per uso alimentare, uso aerospaziale, uso medicale, uso edilizio ed uso industriale. I metodi più comuni di prototipazione e di materiali usati a livello industriale sono i seguenti. L'SLS o Selective Laser Sintering, dove viene usata termoplastica, metalli, sabbia e vetro. Modellazione a deposizione fusa. L'FDM, dove si utilizza la termoplastica. La stereolitografia o SL, dove viene utilizzato il fotopolimero. Produzione di oggetti laminati, dove si utilizzano fogli laminati, spesso carta e anche colla. L'electron beam melting o EBM, dove si usano addirittura leghe di titanio. La stampa 3D classica o 3DP, dove vengono utilizzati vari materiali, comprese le resine. La stampa di ceramica in 3D invece utilizza materiali di ceramica e argilla. La risoluzione delle stampanti 3D, la loro risoluzione è espressa nello spessore degli strati e la risoluzione XY in DPI. Lo spessore degli strati è tipicamente intorno ai 100 micrometri, 0,1 mm, mentre la risoluzione XY è paragonabile a quella delle stampanti laser. Le particelle, punti 3D, hanno un diametro all'incirca da 50 a 100 micrometri, 0,05 mm o 0,1 mm. Per poter stampare in 3D un oggetto bisogna avere un modello 3D, il quale viene prodotto con dei software di modellazione 3D come Blender, AutoCAD o OpenSCAD. Quindi o si hanno buone doti di modellazione oppure ci sono delle soluzioni con scanner 3D per poter replicare l'oggetto che si desidera stampare. Finito questo passaggio si salva il modello nel formato proprietario e lo si carica in un software apposito, che viene comunemente detto slicer. Ne esistono diversi tipi, sia open source sia proprietari, e tra i più famosi possiamo trovare Cura, Slicer, Repeti e Rost. In questi software si possono impostare tutti i dati della stampante 3D e molti dei parametri per la stampa, come lo spessore dei layer, l'infill, la velocità di stampa. Inseriti tutti i parametri si può mandare in stampa l'oggetto, salvando il file in un apposito formato che possa essere letto dalla stampante 3D. La tecnologia della stampa 3D viene attualmente studiata dalle aziende e dalle accademie di biotecnologia per il possibile uso nelle applicazioni di ingegneria tissutale, in cui sono costruiti organi e parti di corpo usando tecniche a getto di inchiostro. Strati di cellule viventi sono depositate su un mezzo gelatinoso e accumulati lentamente per formare le strutture tridimensionali. Per riferirsi a questo campo di ricerca si sono usati vari termini, tra gli altri stampa organica, biostampa e ingegneria tissutale assistita dai laboratori. La stampa 3D può produrre una protesi personalizzata dell'anca in un unico passaggio, con la parte sferica dell'articolazione permanentemente nella cavità articolare, e anche con le attuali risoluzioni di stampa l'unità non richiederà la lucidatura. Per quanto concerne invece il settore della farmacologia, anche in questo campo sono state implementate soluzioni che permettono di realizzare farmaci personalizzati. Un team di ricercatori di Preston ha creato infatti una stampante 3D che consente non solo di stampare compresse uguali ad altre già esistenti, ma anche di creare farmaci personalizzati per ogni singolo paziente. La stampa 3D si è dimostrata sin dalla sua prima evoluzione molto interessata al settore alimentare, tanto che negli Stati Uniti sono già stati aperti alcuni ristoranti dimostrativi che preparano cibo solo mediante l'utilizzo di stampanti 3D. Questi cibi vanno dal cioccolato allo zucchero, dalla pizza ai biscotti, dalla pasta alle verdure.
Il settore è totalmente in fermento e nel 2014 anche la Barilla si è dimostrata intenzionata a sviluppare una stampante 3D in grado di stampare delle paste in formati personalizzabili per qualsiasi ristorante. Anche la stampa 3D per uso domestico è ormai consolidata. Ci sono diversi progetti, tra cui uno dei più interessanti è sicuramente il RepRap, un progetto che mira a produrre una stampante 3D Floss, le cui specifiche complete sono distribuite sotto la GNU, General Public License, e che può stampare una copia di se stessa. Alla data di novembre del 2010, la RepRap poteva stampare solo parti in plastica. La ricerca è in corso per permettere al dispositivo di stampare anche circuiti stampati, nonché parti in metallo. Anche in Italia sono state sviluppate stampanti 3D, tra cui la Galileo, la Sharebot, la Playmaker, che con un volume di stampa maggiore la rende accessibile anche all'uso professionale oltre che privato. La Power Wasp, realizzata da Wasp Project, che lavora per divulgare le tecnologie più avanzate e renderle raggiungibili a tutti. Pari conoscenze e pari opportunità per liberare la creatività e rilanciare l'economia dal basso. Ormai le stampanti 3D alla portata di tutti sono acquistabili su qualunque portale online o anche in negozi fisici. Non a caso in diverse città è possibile trovare negozi di stampa 3D, ove oltre a comprare le stampanti 3D è possibile portare i propri modelli o far scannerizzare il proprio modello per vederlo stampato nei materiali da voi scelti e in tutto quello che potrebbe essere le varianti da voi richieste.